Solenne messa natalizia alla presenza di tutti gli operatori dell'AIAS di Gela e del direttivo che si appresta a concludere la celebrazione dei 40 anni di attività. Appuntamento oggi al Pala Livatino. La celebrazione eucaristica è stata officiata da Don Lino di Dio. La cosa più bella che questo Natale ci ha regalato, che l'amministrazione comunale finalmente ha fatto uscire il progetto ambitissimo, il progetto che è da anni cerchiamo di portare avanti, e finalmente il dopo di noi sarà una realtà, non sarà più un sogno, sarà, come ho detto prima poco fa, la casa dei nostri ragazzi, dei nostri assistiti che sono cresciuti all'AIAS e rimarranno nell'ambito dove sono sempre stati. Una volta che i genitori non ci saranno più, loro non dovranno andare in nessun posto, ma rimarranno sempre nell'ambito dell'AIAS, perché qua stesso a Tigua all'AIAS ci sarà il dopo di noi. È il secondo anno che noi facciamo questo pranzo per questi amici che ci onorano a venire a pranzare con noi. Sono stati serviti da noi, dalle signore che sono venute, e penso di farne non uno, ma più pranzi, perché la nostra casa è la loro casa. Il vice sindaco del comune di Gela, Simone Siciliano. Questi ragazzi, diciamo, hanno la difficoltà di avere un dopo di noi, e quindi la presenza dell'AIS sul territorio, diciamo, garantisce anche, diciamo, dopo che le famiglie non sono più nelle condizioni di tutelare questi ragazzi, di avere una casa comune dove in comunione possono continuare a crescere, a vivere la loro vita, diciamo, con tutti i benefit che questa associazione può garantirgli. Spesso le amministrazioni in generale, quindi senza riferimento alcuno, diciamo, lasciano delle lacune per incapacità gestionale, perché, ecco, le risorse finanziarie trasferite dal governo nazionale e dalle regioni sono sempre minori, e quindi si fa fatica a poter garantire servizi essenziali alla cittadinanza, soprattutto per i più deboli. Questo risultato ottenuto è un risultato importante, perché permetterà, ecco, ad un'associazione che ha sempre lavorato sul territorio nell'ambito dei ragazzi con particolari disabilità, di potergli garantire un futuro sano, così come ogni ragazzo merita sulla città di Gela, così come in un altro posto al mondo.